L'Aquila Calcio è una squadra rinfrancata, ritrovata, diversa. Grandi artefici sicuramente il tecnico Carlo Perrone, che ha saputo motivare gli uomini a disposizione, cambiare modulo all'occorrenza, provare i calciatori in ruoli diversi. Tutti hanno risposto positivamente e hanno dimostrato che la vittoria contro il Teramo, no, non era stata solo un'illusione. L'ottima prova contro il Prato ha mostrato un'Aquila bella, felice e divertente, capace di riconquistare un pubblico scettico. Ma noi, a prescindere dall'importanza della partita e del risultato, dell'obiettivo che dobbiamo raggiungere, quello che ci siamo posti è quello di cercare di riconquistare questa gente, di farci volere bene. Quindi domenica è stato un passaggio importante verso questa direzione e siamo contenti. A proposito di pubblico, la squadra sta facendo il suo in campo. Ora aspetta la piazza a rispondere e assicurare un pubblico degno di un campionato di Lega Pro, perché i numeri quest'anno sono impietosi. Noi abbiamo bisogno di sentire calore intorno a noi, di sentire positività, però bisogna comprendere la gente che oggi come oggi i problemi sono tanti e quindi lo stadio diventa l'ultimo. Però ripeto, noi abbiamo l'obiettivo, oltre quello di fare punti e di vincere le partite, quello di farci dalla gente, quindi noi dobbiamo lavorare e cercare di far capire alla gente che questa è una squadra che merita il loro affetto e la loro vicinanza. In tutto questo, venerdì sera si gioca a Siena contro una delle nobili decadute, una squadra fatta da grandi nomi ma con il tecnico sulla graticola dopo la sconfitta contro il Teramo. Un momento buono per la formazione rossoblù, che però sa che è vitale non interrompere la corsa, perché alle porte c'è l'avvio del processo Dirty Soccer e a gennaio il mercato, dal quale sicuramente qualche movimento verrà fuori. Ma il Siena non è una buona squadra, il Siena è una grande squadra. Ci sono giocatori che fino all'anno scorso, 2 anni fa, giocavano in Serie B e qualcuno ha giocato pure in Serie A. Quindi capiamo già da questo l'importanza della partita e la difficoltà della stessa. Noi però non dobbiamo guardare in casa degli altri, perché non l'abbiamo mai fatto, neanche quando magari i risultati erano diversi da quelli di oggi. Però siamo consapevoli di una cosa, che noi non abbiamo ancora fatto assolutamente niente e quindi ogni partita per noi è troppo importante.